caso che ci tengo a far condividere con voi è un caso che ho seguito direttamente, perché uno potrebbe dire, va bene, queste grandi marche hanno un sacco di soldi. In realtà si può fare a tutti i livelli, si può fare personalmente e si può fare anche con delle piccole marche. È il caso di Fontenoce, che è una marca di acque minerali calabrese. Fontenoce aveva era molto forte sul territorio del Parco della Sila e aveva un posizionamento chiaro legato a una marca adatta ai neonati, quindi approvata dal Ministero della Salute. Ma questo non valeva per i clienti di quel luogo. Nel momento in cui Fontenoce ha deciso di allargarsi a tutto il sud Italia, ovviamente ha dovuto cercare di comprendere qual era il ruolo, l'identità della marca, anche potenziale, rispetto ai nuovi clienti. E quindi si è andati a lavorare in profondità, quindi entrando un po' nella testa delle persone e cercando di andare a capire quello che è il senso, il significato che viene attribuito all'acqua minerale e in particolare a Fontenoce. Il simbolo della cascata che è venuto proiettato automaticamente dai consumatori rappresenta questo processo di purificazione da sorgente e di rinascita dall'altra. Questa che era l'identità della marca, unica e diversa rispetto, non so, a Levissima o a Sant'Anna, le acque, diciamo, algide del nord rappresentate da queste montagne innevate, qui c'è una purezza autentica legata a una natura incontaminata, dove la Sila diventa un simbolo per la natura incontaminata. Però una volta che ha trovata l'identità bisogna capire il dilemma del cliente. Partendo da un'identità e andando incontro a rispondere ad un dilemma dei propri clienti, Fontenoce ha definito come purpose quello che possiamo sintetizzare con la parola rinascita. Il mondo sarebbe migliore se le persone riuscissero a risintonizzarsi con la loro vera natura. Faccio questi esempi perché Fontenoce ha speso poche migliaia di euro in ricerca e sta spendendo poco in comunicazione, sta facendo delle attività, dei post su Facebook, ma nel momento in cui loro e tutta la loro forza vendita, quindi tutta l'azienda, si è calata in maniera profonda su quella che è la loro identità, riescono chiaramente a trasmetterla. Ad educare a un concetto diverso di plastica. Non è l'ipocrisia del buttiamo via la plastica e facciamo tutto naturale. Loro dicono no, c'è plastica e plastica. Il PET è un materiale nobile, nobile come la carta e come il vetro ed è 100% riciclabile. Con il PET tu puoi trasformarlo e creare altre bottiglie in plastica o creare degli oggetti che possono essere giocattoli, indumenti. E poi dicono cosa possiamo fare ognuno di noi nel nostro piccolo. E quindi organizzano con le attività, con le scuole, la informazione per andare nel Parco della Sila e raccogliere le bottiglie in plastica che troveranno per terra e insegnarle a riciclarle, a rifarne un buon uso. Questa parola riciclo si ricollega anche con un'idea diversa di rinascita. Per fare tutto questo lavoro, ovviamente dobbiamo calarci nella testa del nostro cliente, non c'è un altro modo, non si può assolutamente definire l'identità archetipica e il purpose a tavolino. Chiamo di proiettare quelli che sono dei nostri desiderata, anziché il reale ruolo che la marca ricopre nella vita delle persone.